Maria va all'incontro con Severiano, che cerca di convincere in cambio di soldi a scagionare sua madre Emilia. Ne nasce una discussione, la situazione diventa pericolosa, Severiano spara e Maria cade esanime a terra. Si tratta di una messa in scena per mettere in trappola Severiano, in realtà Maria sta bene. Infatti la Guardia Civile assiste, insieme ad Alfonso, a quanto accaduto ed è poi costretta ad uccidere Severiano, che muore sul colpo. Rimane ferito anche Alfonso. Dopo questi avvenimenti, Maria si dichiara per nulla scossa da quanto accaduto al suo padre naturale, in quanto per lei suo padre è sempre stato Alfonso. Maria riparte per Cuba, ma prima un ultimo saluto a sua madre Emilia, Alfonso e Matias. Con grande sorpresa e commozione si presenta anche Rosario a riabbracciarla. Inoltre Emilia torna in libertà e il popolo di Puente Viejo l'accoglie con affetto. La donna dirà che si è detta colpevole dell'omicidio di Sol, perché quel forestiero, che è stato il vero assassino, senza rivelarne la vera identità, l'aveva minacciata di uccidere Alfonso e Matias se non si fosse accusata.